L'attesa è finita, il Modica Calcio ha finalmente conosciuto l'avversario che contenderà ai rossoblù la Coppa Italia promozione. A contendere infatti l'ambito trofeo alla formazione di Giancarlo Betta saranno i verde-arancio del Città di Comiso che al Borgese hanno ribaltato il 2-0 subito con la Leonfortese, raggiungendo la formazione del trio Pitino Radenza di Damondo sia in finale ma anche nel campionato di eccellenza. Il derby che assegnerà il trofeo in memoria del dottor Orazio Sino sarà l'ultimo atto di una stagione esaltante per i colori rossoblù che da più di un mese hanno conquistato la promozione nel massimo campionato regionale di calcio. Il comitato siculo della Lega Nazionale Dilettanti, che aveva scelto il Dino Liotta di Licata come sede della finale dopo la mancata autorizzazione da parte della questura della città agrigentina, ha deciso di far disputare l'atto finale della stagione di promozione il 2 giugno alle 16 al Falcone Borsellino di Paternò. La squadra di Giancarlo Betta intanto nel pomeriggio ha ripreso gli allenamenti in vista dell'atto finale che potrebbe consegnare alla storia il primo successo in una competizione che il Modica Calcio non ha mai vinto. Aggiungere in bacheca la Coppa Italia dunque sarebbe mettere la ciliegina sulla torta di una stagione intensa in cui i colori rossoblù, grazie al grande lavoro svolto dalla dirigenza, dallo staff tecnico e dai giocatori, sono riusciti a riportare la città di Modica nel calcio che conta, ma soprattutto ha fatto riaccendere l'amore per una squadra che nell'ultimo periodo è stata abbandonata al proprio destino e che ora avrà bisogno dell'aiuto di tutti per alzare ulteriormente l'asticella degli obiettivi che la società vuole raggiungere.